Ciao, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Parliamo oggi di uomini e donne e dell'accaduto molto triste che è successo a Pinuccia, una protagonista proprio del Trono Over di Uomini e Donne. Mi hanno cacciata dal treno, questa la sua confessione in lacrime a Maria De Filippi. Pinuccia non aveva fatto ancora la terza dose del vaccino anti-Covid e per questo è stata multata e scaricata addirittura dal treno. A raccontarlo, ragazzi, è stata proprio lei nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La donna era salita sul treno a Milano per recarsi negli studi proprio di Maria De Filippi, ma qualcosa è andato storto. Pinuccia non ricordava che il suo Green Pass fosse scaduto e a farglielo notare è stato proprio il controllore sul treno, che l'ha poi fatta scendere alla stazione di Reggio Emilia, impedendole così di proseguire il suo viaggio verso Roma. Scaricata e multata, questo ha detto Pinuccia. Ben 400 euro di multa, ha urlato in lacrime. Non si può fare una cosa del genere a una donna della mia età. Maria De Filippi prova a consolarla dicendogli: Pinuccia, adesso ti sei sfogata, però per la questione economica vediamo un po' cosa possiamo fare. Maria De Filippi così ha provato a farla stare tranquilla, però devi capire che è giusto che sia andata così, non avrebbero dovuto farti partire, non rimanerci male. Accantonata questa po' di disinventura, la dama ha assicurato di aver fatto la terza dose finalmente e di essere stata assistita in tutte le sue difficoltà proprio dalla redazione del programma, che ha poi ringraziato. Siete delle persone meravigliose. E voi avete seguito la puntata di Uomini e Donne? Avete seguito cosa è accaduto a Pinuccia? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina, perché solo così non potrai perderti questo ma nessun altro prossimo video.